Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. E soprattutto in questo nuovo anno. Spero sia andato tutto bene, che abbiate passato un buon capodanno. Io vi avevo detto che avrei registrato quando sono stata adesso da Ross a Napoli. Indovinate chi è partita e si è resa conto di non aver portato la macchinetta. Mi scoccia tantissimo registrare poi i vlog col telefono, quindi non ho fatto niente. Direi che siamo partiti nel modo giusto. Mi sono presa appunto una piccola pausa questi giorni. Ho fatto diciamo le mie vacanzine. Il primo capodanno a Napoli è stato molto particolare. Più che altro mi avevano terrorizzata per la questione botti non botti bla bla bla, fanno un casino. Io non me la sono vissuta così tanto male. Certo, a un certo punto siamo dovuti uscire di casa ed erano tipo le 2:30, quindi dopo che avevano fatto tutti i botti le cose, e effettivamente non si vedeva assolutamente nulla per strada. Ho messo la mia vita nelle mani del buon Luigi, che guidava in quel momento. È stata veramente una sfida, però è andato tutto bene, quindi questo è l'importante. I cagnolini sono stati tranquilli, anche Amarok è stato bene. Ora ricominciamo appunto e vediamo dove ci porta quest'anno. Prima di tutto, dove ci porta oggi? Sicuramente al parrucchiere. Dovevo andare prima di partire, però poi ci sono stati un po' di problemi bla bla bla, ho dovuto annullare. Sono riuscita a prendere appuntamento oggi, perché assolutamente questa situazione è da sistemare, a parte che sono sporchissimi. Vi farò vedere cosa andiamo a creare. C'entra qualcosa tra l'altro anche la serie che ho iniziato a vedere ieri, perché appunto sono stata da Ross, mi ha detto che c'è stato un giorno in cui si è fatto un chiusone di binge watching di Emily in Paris della nuova stagione, che è la terza, e io gli ho detto ma in realtà io non ho mai visto questa serie, però ne parlano tutti costantemente, quindi ieri non sapevo cosa fare, ultimo giorno di pausa, e quindi ho detto va bene, iniziamo a guardarla. Sono arrivata all'episodio 9 della seconda stagione, e una stagione ne ha 10 di episodi, quindi per dirvi, insomma, ne ho finite due in un giorno. Eccoci qua come prova visiva, insomma, lei è Emily, la tipa. Se una serie potesse avere tutti i cliché del mondo sarebbe probabilmente questa. Forse è proprio per questo che piace, non lo so, perché è veramente tutto così aspettato. Comunque adesso finisco di fare colazione qua. Ho tutto preparato, poi è comunque prestino, devo andare alle 11 dal parrucchiere, quindi abbiamo modo di stare tranquilli. Allora, il problema è il seguente: avendo portato Amarok in macchina, ovviamente mi ha riempito il sedile di spelucchi, e anche se sono leggermente in ritardo non posso assolutamente partire con la macchina in queste condizioni, perché dovete sapere che io ho un problema con peli e capelli. Quindi ora sto cercando con la spazzolina qua togliere almeno il grosso, perché altrimenti qua con tutti questi peletti svolazzanti, se apro un attimo il finestrino è la fine. Arrivata, ho appena parcheggiato e mi sono appena resa conto che ho la batteria scarica della macchinetta e non penso di avere un'altra dietro. Scioccata veramente. Detto ciò, prima di uscire di casa ho catturato fuori questo pacchettino con tutte le cosine di AliExpress. Le volevo aprire adesso qui con voi, ma ripeto, la batteria è quel che è. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso così velocemente. Allora, questo qui è il sottobicchiere, perché volevo cambiare il mio. Guardate questo che bellino, troppo bellino. Poi che altro c'è? Perché sono cose che in realtà ho ordinato da relativamente poco, quindi sono arrivate anche in fretta. Ah, queste sono le decorazioni delle unghie, tipo quelle che ho fatto l'ultima volta in Corea, che ho detto così le rifaccio. Questo è un pacchetto ciccioso e all'interno c'è la cornice. Non mi ricordo se ve l'avevo detta questa, quella magnetica, che volevo fare tutta la composizione col biglietto di Busan. Queste credo siano altre decorazioni unghie. Sì, esatto, sono i cerchietti questi qua così. E ora vado, perché se no faccio tardi. Ora li stiamo tagliando, ovviamente non posso usare le mani, quindi vi faccio vedere dopo, però sono mora, non so se vedete, sono mora. Divertente. Ok, non so se siete pronti, penso siano i capelli più scuri che abbia mai fatto.
Perfetto, 3, 2, 1. Taran. Ora c'è anche la luce, quindi non si vede molto bene. A casa ve li mostro, però. Questo è, ora sono ufficialmente un personaggio della serie di Mercoledì Addams. In realtà mi piacciono, ovviamente li ho ritagliati perché sapete che ho un problema quando arrivano a questa altezza che poi mi fanno l'effetto funghetto. Avrei voluto lasciarli allungare, ma non ce la faccio, quindi va bene, continuiamo a tagliare. Finché non tornano sani, belli, lucenti, splendenti. Intanto mi metto gli occhiali perché non mi posso guardare oggi. Questo appunto è il colore, ecco, forse così alla luce si vede bene. Avete visto dalle clip prima che mi avevano fatto sulla zona del biondo una fascia tipo arancione, perché il capello in quella zona, ovviamente essendo decolorato, andava ripigmentato per poi applicare sopra la tinta vera e propria. Altrimenti, se si mette la tinta, soprattutto una tinta un po' più fredda come piace a me, perché se l'avessi fatta tipo ramata, ok, visto che a me non piace, abbiamo dovuto fare questa cosa proprio perché altrimenti la tinta fredda sul biondo decolorato viene tipo verde e non era il caso. Quindi questo è. Ora ovviamente lo vedete super 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 scuro perché l'abbiamo appena fatto. Poi con i lavaggi si rischiarisce e quando poi ne avrò bisogno, insomma, si potrà sempre riprendere un po' il colore. Però mi piace, devo essere onesta, mi serviva un attimo questo change. Adesso si sono fatte le due, quindi a parte che devo fare benzina, devo andare a spedire i pacchi, devo passare a prendere l'insalata perché a casa non c'è, e poi posso andare a casa a pranzare. Appena tornata a casa mi sono subito messa le mie mollettine. Comunque c'è giù il frigo che suona, quindi la mia priorità dovrebbe essere quella di scendere e chiudere il frigo. Invece no, perché avete presente quando vi tagliano i capelli che avete tutti quei pezzettini, soprattutto poi adesso, no, che me li ha tagliati comunque cortini, quando rifinisce qua vicino casca tutto qua, mi sento tutti i capellini, adesso mi sciacquo. E poi ho notato che ho tutta la tinta qua dentro l'orecchio, quindi per quanto vorrei cibarmi eccetera eccetera, purtroppo il mio essere così pignola non mi permette di vivere la vita fino a quando io non rimuovo, ecco, questa roba ad esempio. Poi io, lo sapete ormai, vado in questo salone da anni, però non avevo mai fatto i capelli con questo signore, questo ragazzo, che me l'ha fatti questa volta. Mi sono trovata bene in realtà, l'unico problema è la piega, me l'ha fatta un po' troppo liscia così. Io tipo almeno la frangia mi piace quando la portano un po' dietro, no? Però vabbè, quella sono stata stupida io che non gliel'ho detto, perché per la fretta di venire a mangiare cose ho detto vabbè ciao, tanto devo andare a casa. Quindi finalmente possiamo scendere. Ho comprato una cosa da fare al volo da mangiare. Non prendo mai la pasta surgelata, stavolta voglio prendere questi gnocchi alla sorrentina, vediamo come sono. Piccolo momento unboxing, così poi mi metto a registrare le cose che devo fare oggi. Devo ancora abituarmi a questi capelli, sembro Biancaneve. Finché non mi darò una truccata mi sentirò probabilmente così. Vi volevo riprendere tra l'altro la reaction di mia madre ora che è entrata, ma non ho fatto in tempo. Lei mi ha detto: Ilaria, perché ti sei riscurita i capelli quando ti dicono tutti che stai meglio bionda? Lei non ha capito che è un colore difficile da mantenere il biondo. Va bene così. Mi ricordo i bei tempi quando dicevo: non mi farò mai mora, ma è la mia vita, sarò sempre per sempre bionda. Io oggi segnatevi queste parole. Detto ciò, comunque, prima che uscissi di casa mi è arrivato anche questo pacchettino, quindi adesso lo apriamo. In realtà ho visto che è uscita la nuova collezione di Colourpop con le Winx. Cioè, ragazzi, ma io ve lo devo dire. Sono già stata fortunata che mi hanno inviato la collezione dei BT21, quindi non lo so effettivamente se mi arriverà anche questa delle Winx. Per ora mi è arrivata questa, che si chiama Coquette Dreams. Diciamo, più che altro non sto dietro a tutte queste collezioni di Colourpop, perché ne vanno veramente tante. Però vediamo un po' che cosa ha questa. Abbiamo una palettina. Tra l'altro credo a breve registrerò anche un video decluttering, perché devo rifarne un altro ancora. Soprattutto per quanto riguarda le palette, ragazzi, ne ho tipo tantissime che non so veramente cosa farci. E in previsione delle cose che devo fare quest'anno mi devo liberare di tantissime cose. Comunque, questa è la palettina, molto raffinata, molto buon tono. E questi credo siano dei blush. Questi mi incuriosiscono tantissimo. Allora, vediamo come sono fatti, perché più che altro c'è scritto serum blush. Sì, sono in pasta, sembra quasi un balsamo. Poi qui invece cosa abbiamo? Lo scontrino del parrucchiere, se vi interessa. Mi hanno fatto il bagno di colore, che era quello iniziale per coprire il biondo, 25 euro, colore 45, il taglio 40, la piega 25,
e il toner. Quindi detto ciò, adesso mi inizio a dare una truccata. E quindi con l'occasione, visto che appunto mi devo truccare, registrare anche il tutorial per noi ragazze dalle ciglia corte. Poi mi avete chiesto anche un altro tutorial su come faccio la base luminosa, quella che mi avete detto fare ultimamente. Visto che ci sono, farò quella anche oggi. Ho appena finito di realizzare sia il mini video della base, il trucchetto per le ciglia. Vi zoom un po', almeno vi faccio vedere il risultato. Le ciglia, meno male, oggi sono venute bene. A volte purtroppo fanno un po' i capricci. Non dipende dal metodo, ma dipende proprio dalle mie ciglia, dal mio pelo. La base invece è questa. Molto bella, molto luminosa. E la cosa più bella ancora è che è super super leggera. Quindi ora mi do una sistemata ai capelli. Andiamo un attimo in bagno e vediamo di dare una piega a questa frangia, altrimenti passerò il video. Non mi va di stare sempre a toccare i capelli. Comunque sembro seriamente Biancaneve. Ora mi sono anche fatta le labbra un po' rosse, che tra l'altro riprende anche la scritta qui della mia maglia. C'è scritto Fearless, come la canzone delle Seraphim. Per fare la frangia provo a usare questa. In teoria mia madre mi ha detto che è rotta, cioè vuol dire che l'ha rotta lei, perché io l'avevo lasciata qui mentre ero in Corea, quindi. Però la luce si accende, quindi non mi sembra rotta. Ah, meglio. Mi scordo sempre dell'efficienza di questa spazzola. Ora metto un po' di olietto. Giusto per... Mi sono resa conto di non avervi spiegato perché ho fatto questo cambio di capelli. A parte, ok, come si suol dire, nuovo anno, nuovi capelli, nuova vita. Quando una donna vuole cambiare, da cosa comincia se non i capelli? Allora, diciamo, ci sono diversi fattori. Prima di tutto necessità, perché ogni volta che faccio la decolorazione mi ricordo perché effettivamente poi non l'ho più rifatta e l'ho tolta. Ogni volta è un circolo. Purtroppo non sono una persona costante. A volte mi scoccia di stare lì a dover fare la deco ogni 20 giorni, perché poi ripeto, mi crescono tanti i capelli, quindi ogni volta avere questa ricrescita è brutta, sembri sempre non sistemata. Quindi tutta questa serie di cose, ma la maggior parte legati alla confortevolezza. In questo modo appunto c'è un colore unico, nel caso si voglia fare appunto un refresh del colore lo fai una volta e ciao, non devi stare ogni tot mesi a pensare ricrescita eccetera, e quindi eccoci qua. E poi ci sono un sacco di baby hair che non so se potete notare qua sotto, adesso poi che sono più scuri si vedono di più, quindi magari prima o poi riuscirò a fare anche tutte quelle cose fighissime col gel che vedevo sempre fare ma che non sono mai riuscita. Ora alzo un po' la sedia, cambio prospettiva, comincio a registrare il video. Stavo un attimo perdendo tempo dall'ultimo clip che avete visto, perché purtroppo non avevo messo in carica le batterie e quindi dovevo aspettare un attimo. Altre cose da fare nei prossimi giorni poi sono anche quelle di vendere un po' di cose. Devo liberare il mio computer fisso, l'iMac, e devo venderlo, che mi sono resa conto che tanto non lo uso. Per montare i video adesso mi trovo molto meglio con questo qua portatile via, quindi è un aggeggio in più. Idem la Reflex. Mi sono resa conto che posso scattare le foto dei make up anche con questa macchinetta con cui sto registrando adesso, quindi devo vendere sia la Reflex che il faro per scattare le foto. Insomma, sarà lunga, ma ce la faremo. Video registrato, quindi per oggi ho finito tutto quello che dovevo fare, anche se poi stasera mi devo mettere a montare appunto questo video, perché vi ho promesso che sarebbe uscito domani, perché non mi andava di lasciarvi appunto con questo punto interrogativo dei capelli per troppo tempo, anche perché che scocciatura. Insomma, va bene fare un po' di suspense, ma anche meno. Adesso io non so mia madre se abbia alzato i riscaldamenti, sto morendo di caldo e mi trema tantissimo la mano, guardate. Non lo so perché. Infatti mi risulta difficile tipo tenere le cose anche mentre adesso registravo il video. Quindi apro un attimo qua la finestra, prendo una boccata d'aria. In teoria è tardi perché sono le 7. Vado a fare un leggero aperitif. Chiamiamolo aperitif. Anche perché per stasera dovrei già avere la cena pronta. Pausa sul letto, mi sono un attimo buttata qui, perché dovete sapere che ovviamente mi deve venire il ciclo tra qualche giorno, quindi ho sempre fame. Cioè più che altro la mia mente ha sempre fame. Quindi questi giorni
giorni io mi sto facendo un chiusone di profili su Instagram. Fanno tutti questi reels zozzissimi di roba da mangiare. E quando poi trovo i profili dei ragazzi, le ragazze, bla bla, che stanno a Roma, è la fine. Salvatemi, vi prego, salvatemi. Tra l'altro sono le 8:30. Prima sono scesa, mi sono fatta qualche galletta con il Philadelphia, il burro d'arachidi. E ora onestamente non ho più tanta fame. E poi devo farvi vedere cosa ho realizzato con il quadruccio, quello che ho preso su AliExpress. Comunque mi sono già abituata a questi capelli, ve lo dico. Potrebbe essere una nuova realtà. Vi faccio vedere la cosa che ho fatto col biglietto. Questo sì, con un cane carino, bellissimo, bellissimo. Non gliene frega niente quello che sto dicendo. Bello, però bellissimo e anche elegantissimo. Comunque, volevo fare questa cosa qui, di mettere appunto il biglietto in mezzo a questa cornicella. Il problema è che ovviamente per rimanere in tema ho cercato tutti i vari petalausen di Permission to Dance su lilla, bianco, viola, ma ne avevo pochi. Perché erano più che altro tutti arancioni. Quindi insomma questo è un po' il risultato, però è carino. Ecco le bambine! Tutti i bambini. Perché la tua pappa è ancora lì? Vuole fuggire? Proveremo a schiacciare la pappa di Icy con un po' d'acqua per farne un purè. Magari forse la mangerò. Forza Icy qua. Qui ho delle ottime verdure alla griglia che mi sono fatta qualche giorno fa. Piccolo tips: se non vi piacciono le melanzane, tipo neanche mi piacciono così grigliate, quelle normali con la buccia nera, prendo quelle con la buccia viola. Sono molto più morbide. La coccia, oddio, no, forse coccia si dice solo a Roma. La buccia è molto più morbida. Quante volte in questi anni mi avete vista mangiare cibo non sano? Pochissime volte. Oggi è un giorno di quelli. Prenderò un pezzo di questa baguette, perché adesso mi metterò a continuare a vedere Emily in Paris, quindi c'ha senso. Poi qui nel frigo, se non sbaglio, eccoli qui, ci sono due piccoli wurstel di pollo. Qui che cosa abbiamo? No, senza barbecue, no. Mayo, non c'è il ketchup, mi sa. E ora l'assemble. Ecco qua, questo è quello che mi merito. Fatto così, verdure e ciao. Ok, skincare fatta, doccia fatta, sono pronta per andare a dormire. Fare questo mio sonno di bellezza ristrutturante, spero. Infatti oggi vado a dormire molto molto presto. Di domani mi sveglio e mi metto a montare il video. Cambio di programma, faccio in questo modo, almeno mi sento più tranquilla e concentrata. Per questo video di oggi è tutto. Ripeto, fatemi sapere poi cosa ne pensate dei capelli, se c'è qualche video in particolare che vorreste vedere. Diciamo che i prossimi che vorrei far uscire sono appunto quello dei regali. Vorrei fare un mukbang così di inizio anno, e poi volevo fare appunto il video barra guida su come organizzare il viaggio in Corea, le app, eccetera eccetera eccetera. Quindi detto ciò, per oggi è tutto, un bacio gigante e ci vediamo molto presto, ciao.